A pensarci bene, se avessi comprato il coprisedia verde, facevo senza sfondo. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo evento di Yo-Kai Watch Puni Puni. Evento con Puyo Puyo. Chi è che non conosce Puyo Puyo? Tutti lo conoscono. Se non lo conoscete, c'è Google che vi aiuta. Ma Puyo Puyo, da quello che io ricordi, non c'è mai stato su Yo-Kai Watch. Se c'è stato, non me lo ricordo, semplicemente. L'evento di queste prossime due settimane è un evento fionda. Una cosa nuova, tanto per cambiare. Vediamo invece di fare qualche slottata, che l'evento è quello che è. Il nemico più forte dell'evento però si chiama Satana. I giapponesi, se non mettono qualche demone di mezzo, non sono contenti. Sì, sono sempre angeli caduti, ma comunque. In descrizione trovate anche Yo-Kai Watch Spagna, che nel tempo di 4-5 ore aggiornano l'evento completo. Ora, io vado da loro, ovviamente, come sempre. E se trovate, se il sito non vi fa accedere, vuol dire che è in manutenzione, dura poche ore in genere la manutenzione, ma non dovrebbe farlo. Comunque, vediamo cosa può capitarci. Arle, che è praticamente il primo yokai che ci viene regalato, rango SS, in realtà si può anche trovare come tripla Z. E si trova nella slot Kai. Abbiamo anche Schezo, sempre nella slot Kai. Satana mascherato che si trova bisogna fonderlo con la maschera più Satana, ma la maschera si vince con la moneta? Con la moneta, quella da 10 forse, qui fa vedere così ma non ne sono sicuro. Comunque vediamo un po' che ci capita con la prima slottata. Ovviamente lo scorso evento si è farmato divinamente e ok, niente mi sa in questa slot, in questa multi nulla. L'evento scorso si è farmato divinamente, non ho farmato tanto quanto avrei voluto, però un po' di punti l'ho fatti. Poi abbiamo Amitié, sempre della slot Kai. Niente anche stavolta forse. Abbiamo, vabbè, Satana che si trova ovviamente nei livelli difficili, quindi attenzione, per forza da combattere. Che troviamo? Questo però non è dell'evento. Tripla S comunque. Insomma, prime due slottate, a parte il triple S e i segreti dell'anima più che altro. Poi possiamo trovare Drago Centauro o Drago Kentauros, non so di preciso come si pronuncia in inglese centauro. Dovrebbe essere Kentauro. Sempre nella slot abbiamo Carbuncle, che si trova nella slot. Schettodara, che si trova dopo aver fatto 40 livelli con la fionda. E Arle, che si trova appunto quella doppia S che abbiamo già visto. E poi nella mappa si trovano tutti quanti i Puyo standard, quelli rossi, blu, verdi, gialli e viola. Attenzione, una sfera dorata. Queste oro le voglio aprire così, tanto per avere un po' di suspense. Eccola! Arle tripla Z, che poi sarebbe Arere, però vabbè, diciamo che è Arle. Arlecchino, quindi è giusto, sì. Ha ragione lei. Chi gli ha dato il nome ha ragione. Tripla Z che fa tripla Z più danni nel livello difficile della fionda, quindi contro Satana. Arlecchino che combatte Satana. Che bello. Però si chiama Arle, ma non c'è uno che si chiama Kino o una? Probabilmente sì, vabbè, sta a rappresentare i vari colori dei Puyo. Però, sai, no? Per fare la combo, Arlecchino. Poi si fondono e fanno Arlecchino. Proprio, capito? Quello era il senso. Due personaggi, uno che si chiama Arle e uno che si chiama Kino, puoi fonderli per fare Arlecchino. Ok, segreti dell'anima nella multi. Cavoli, vorrei trovare almeno un altro, però mi sto spendendo un sacco di punti. Perché poi con la fionda non è che puoi fare tanti punti alla fine. Anche se lo scorso evento non ho fatto le missioni, quindi mi sono perso buona parte dei punti. Arle SS, che cavolo. Ma lei si trova pure con le ricompense degli stampi, dai. Che seccatura. Qua dice solo login, ma in realtà anche nella slot si trova quella doppia S. Aggiornate il sito. Voglio dire, fate data mining, fatelo bene. Eccolo. Cioè, sapete chi vorrei? Schezo, mi piace Schezo. Dammi Schezo, voglio Schezo perché è bello. Così. E invece no.
Drago Kentauros. Ah, si dice Kentauro, vedi? E c'avevo ragione allora, mi ricordavo bene. Che poi Drago Kentauro, sì, vabbè, più o meno. Che fa questo personaggio? Più danno nei livelli normali della Wajiki. Buono, 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 buono. Ci voleva, insomma, dai. È buono. Ecco, facciamo giusto un'altra. Perché a volte la slot davvero è buggata e ti dà... buggata per modo di dire. Ti dà davvero tutti quanti gli yokai forti. A volte è buggata male e non ti dà niente. Però ovviamente non è che è buggata. Anche se a volte... Boia! Il piccolino! Carbuncle, che fa lui? Più danno nei livelli normali dello Ajiki! Vai! Ed è un booster di attacco. Oh... Mentre che faceva Kentauro? Popper centrale e crea palle più grandi una volta che la fate scoppiare. Mentre il tripla Z che faceva? Paralizza il tempo per far cadere... Para formar cadenas? Ah, praticamente ti aumenta il tempo di Fever. Oh, che bello. Bene, bene, bene. Mi piace. E aumenta l'attacco della tribù misteriosa di cui Carbuncle fa parte. Boia. Guarda, l'ultima perché soffro di OCD e se vedo quel 4 lì mi dà molto fastidio. Non lo so perché, ragazzi, l'OCD qua da me galoppa. Allora, vediamo un po' le ultime. Dai, apriamole tutte insieme e poi... Ah, però, ok. Segreti dell'anima. I segreti dell'anima servono perché, appunto, se voi potenziate gli Energimax degli yokai che fanno danno ai nemici, è meglio. Tipo Carbuncle, toh. Gli do un segreto dell'anima cicciotto, così si abbuffa per benino, poi gliene do uno normale e sale al livello 3. Semplicissimo, no? Stessa cosa con Dragon Kentauro. Vai, 2, arriva anche tu a 3. Bravissime! Perché la Shua, no? Quando non so se quando non si è né maschio né femmina, metti la Shua, l'hai rovesciata, bravissime. Così funziona. Poi parliamo della moneta Niambo. La moneta Niambo delle quest sono: combattere il Puyo Rosso e vincere, sconfiggi il livello 13, supera 5 livelli normali della Wajiki, sconfiggi il livello 28, sconfiggi il livello 45 senza usare continua, supera 20 livelli della Wajiki normale e partecipa all'attacco al punteggio. Attacco al punteggio è questo qui sotto. Capita a fagiolo il fatto che mi hanno sconfitto un Puno, un livello della fionda, i miei amichetti, che detta così suona malissimo, però faccio la squadra a proposito, nel senso faccio la squadra mo con i nuovi yokai e bella, mi piace. Ad ogni modo, per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione il link a Yokai Watch Spagna e anche a Instagram e Telegram. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.